Carissimi amici, ben ritrovati. Vi do l'appuntamento per un evento importantissimo alla quale siete tutti quanti invitati. Ci troviamo a Roma, in Piazza del Popolo, sabato 17 ottobre alle ore 14:30 per manifestare la nostra contrarietà a un disegno di legge inutile, dannoso, pericoloso e che porta dei gravissimi limiti alla libertà di pensiero e di opinione. È il disegno di legge Zan, sottolineando che noi siamo contro qualsiasi forma di violenza e di discriminazione verso chiunque, verso qualsiasi persona e quindi anche verso le persone omosessuali. Ma contemporaneamente non vogliamo che venga limitata la libertà di pensiero, di educazione, di religione su temi così sensibili come sono il tema della sessualità e dell'affettività. Non vogliamo che diventi il cavallo di Troia per portare l'ideologia gender dentro le scuole, ci va di mezzo l'educazione dei nostri figli e vogliamo che per l'educazione dei figli i genitori devono essere liberi e responsabili. Vi invitiamo quindi a essere presenti a Roma, a Piazza del Popolo. Ovviamente dovremo sottostare alle norme del distanziamento e dell'emergenza e quindi ci saranno delle norme da rispettare e saremo rispettosissimi. Ma vogliamo che sia anche una piazza gioiosa e festosa e cerchiamo di essere il più possibile. Saranno presenti delegazioni di numerose associazioni che combattono per la libertà di pensiero e quindi ci saremo ovviamente anche noi. Portate le vostre bandiere, portate i vostri striscioni, organizzate i pullman e a questo proposito sappiate che la nostra segreteria è a vostra disposizione e in più c'è un indirizzo mail che è trasporti@difendiamoinostrifigli.it col quale potete collegarvi per avere notizie e per avere collaborazione. Vi aspettiamo numerosi, voglio precisarvi, non è un Family Day, ma è un momento nel quale noi ci troveremo sotto questo slogan, restiamo liberi, vogliamo che non venga messa il bavaglio alla libertà di pensiero e di opinione e il DDL Zan è pericolosissimo in questo senso. Tutti siamo chiamati, vi aspetto, siamo numerosi e soprattutto abbiamo la gioia di fare qualcosa che è per il bene dei nostri figli, dei nostri nipoti e per il bene del nostro paese. Ciao a tutti e arrivederci a Roma.